Lo sguardo che emerge in questa mostra fotografica è rispetto alla storia della fotografia siciliana esportata all'estero e a livello nazionale, delle foto in bianco e nero, delle foto anche che ritraevano i morti di mafia, che ritraevano i bambini denutriti che giocavano in mezzo alle strade, tutte in un bianco e nero molto contrastato, molto forte. Io in questo lavoro che ho fatto, in questo progetto che ho fatto, ho voluto dare un altro sguardo alla Sicilia, che è la Sicilia della luce, la Sicilia dei colori, la Sicilia delle immagini, delle emozioni, che serve a dare sia una documentazione e serve anche per me, per quello che è il mio sguardo, ad avere una sorta di suggestione dell'isola. Allora, io ho seguito immediatamente un criterio tecnico, cioè ho scelto quelle foto che raccontavano meglio la luce di Sicilia, perché questo era il tema che volevamo rappresentare con questa mostra e che si inserisce bene nella rassegna, il cui titolo è appunto Luce e Miti di Sicilia. Il secondo criterio è stato più affettivo, ho cercato di capire a quale paesaggio e a quale sfondo l'autore fosse più affezionato. E ho trovato più foto dello stesso tema, quindi ho selezionato con molta fatica, devo dire, le foto più rappresentative e ho cercato di seguire anche quel contributo critico che la Sant'Angelo ci ha dato, dicendo che l'autore aveva uno sguardo affettivo verso la Sicilia. Lui non ha uno sguardo conflittuale o politico, ideologico o di denuncia o di cronaca, lui ha uno sguardo veramente affettivo e quindi quello che racconta diventa assoluto e quindi diventa arte per tutti i tempi. E questa acronia, questo allontanamento del tempo, ho cercato di raccontarlo proprio scegliendo le foto più rappresentative. In alcune sue foto si vede la Sicilia da qualche finestra, ecco, come se ci si affacciasse sulla Sicilia. Ecco, chi oggi si affaccia alla Sicilia cosa vede? Quello che si affaccia con la Sicilia è difficile da dire perché sono tante facce della Sicilia. Chi dice che vede soltanto un aspetto della Sicilia naturalmente è in errore, perché la Sicilia è anche la terra sia del bianco che del nero, ma del grigio, dove tutto a volte non è quello che sembra. Ecco, la Sicilia è la terra del grigio, però lei fa vedere i colori. La terra del grigio come messaggio, faccio vedere i colori anche per differenziarmi da quello che è le cose che possono essere indifferenti, che possono essere indefinite, il colore dà un taglio e una visibilità diversa. Sciascia disse a Tornatore: racconta la Sicilia, parla della Sicilia, avrai sempre successo. Succede la stessa cosa anche nelle foto? Ma Tornatore, pure nel film Nuovo Cinema Paradiso, che tu hai citato nel tuo articolo, dice al ragazzino, il proiezionista, dice al ragazzino che poi diventa un grande regista: vai, parti alla Sicilia e non farti più vedere, non tornare. Quindi, Non tornare in Sicilia, però vederla nelle foto? vedere nelle foto, ma la Sicilia sempre attanaglia per chi va fuori della nostalgia di per questo posto che non viene mai dimenticato. Un po' forte il contrasto, le luci, i sapori, gli odori per chi parte, quindi rimane sempre nella mente. Non a caso tutti i grossi autori che sono anche andati fuori e cosa, di che cosa scrivono anche abitando fuori? Scrivono della Sicilia.